10ª edizione della Crazy Run è stata fantastica, memorabile. La gara è stata incredibile, come al solito, grande dinamicità, grande ritmo, grandi automobili, gente fuori di testa. Bello. Che ti devo dire? Con delle macchine atomiche. E poi quest'anno Cortina d'Ampezzo, le Dolomiti, insomma, lo sfondo, la cornice era proprio quella che piace a me. Nel momento in cui si accendono tutti i motori e tutti questi partecipanti che sono frizzanti, uniscono le loro energie, esce fuori la Crazy Run. Teo Torrisi, officina del pilota. Mettiti le cuffie, mettimi un like. Siete bellissimi con le parole. Se non ci vai, cioè se non la vivi di persona, non puoi capire quell'energia che si crea. Bellissima. Faccio i complimenti a tutto lo staff della Crazy Run. Vi invito ad iscrivervi al mio canale e, come al solito, buona visione. Ma come funziona questa gara? Intanto vi dico che ogni anno la location cambia e sono sempre belle, una più bella dell'altra. Cortina d'Ampezzo, nella fattispecie Hotel Savoia, c'è l'accoglienza e durante la giornata del giovedì le auto e i Crazy Runners arrivano una dopo l'altra. I Crazy Runner arrivano. Parcheggiano qua. È arrivata la macchina, arrivo subito. Crazy Run, 10ª edizione a Cortina d'Ampezzo. Aspettiamo che arrivano i Crazy Runners e aspettiamo di sentire i motori incandescenti. Eccola qua, ragazzi, la macchina più veloce d'Italia. Posso stare così? Come no? Oh. Ciao, sono Francesco e oggi muoio. Quanti partecipanti sono previsti in questa edizione? Sono 100 auto. 100 supercar di tutti i colori, da tutta Italia, con livree studiate per andare a punti. Molti dei partecipanti saranno mascherati perché anche quello conta per ottenere premi. Dopo cena decidiamo di fare un giro sulle strade di montagna, ma senza fare tardi perché l'indomani mattina comincia la gara. Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleep is. I got a queen, she let me to eat it. Che dice, raga? Che vuoi che dica? C'ha due bombe, porco due! Oh, ma che ti sei chiuso fuori? Ti all'acqua perché? Che funziona? Mamma mia. Perché partecipi? Perché voglio battere i miei fratelli. Questo è l'obiettivo. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno, Frank. Grazie di averci invitato. Grazie a Simone Resi. Non ve la complicate più del necessario. Leggete l'indizio, non andate a cercare cose particolari. E finalmente abbiamo raccontato questa gara dall'interno, perché è proprio lì che si crea quell'adrenalina, quella voglia di tornare l'anno successivo. Loro aspettano qui dietro il loro turno, sono rimasti incastrati, gli altri sono già partiti. Professionisti! Vai! Mamma mia, no! Parte il tempo, eh! Vai! Rotonda a sinistra! Ma dove dobbiamo andare? Che non... Ah, la busta, raga! Non ce l'hanno mica da. Mi raccomando, non esagerate! Tante mire, tante curve. Carica? Carichissima. E andiamo. Vai, baby! Oh!
Buongiorno miei carissimi Crazy Runners, sti cazzi. Attenzione, il vostro compito sarà riempire un liquido, un palloncino griffato Crazy Run che vi è stato appena consegnato. Yeah. Assegnerà 9 punti di penalità per ogni grammo di eccesso o difetto del valore di 423 grammi. Grande la bilancia. Incluso il peso del palloncino. Non esagerate con i movimenti, avete una sola possibilità. Ci aspettano dove? Alle pendici del passo Valparola. Intanto l'acqua qua la troviamo ovunque. Ma non dice di che cosa, possiamo anche pisciargli dentro. Sì. Tenete presente che se non abbiamo l'acqua, eccola qua. Perfetto. Non è vero, lo metti schiacci, sul bordo, schiacci Dio la... canta, tu vai là. Ah, sul bordo e poi schiacci, sì, la bottiglia. Siamo da meno, non siamo da meno. La Lamborghini drifta, noi no. Ecco, c'hanno tutto sti ragazzi, cricchetto da basta! Prendere. No, no, davvero, ma cosa tiri? E te lo prendi, ah, aspetta che faccio così. Adesso 100 grammi come li levi, mettimi qua in bocca. Cazzo. Cioè, l'unico modo per appoggiarlo è per chiuderlo. È chiuderlo, eh. È il nostro peso della mano che influenza, sì. Perché ho 50 grammi, è così. Sì. Quindi noi dobbiamo trovare un modo gentile per chiuderlo, appoggiarlo con via la mano e se necessario riaprirlo. Ce l'abbiamo una molletta, un qualcosa, un elastico. Stiamo beggiando il primo checkpoint, parcheggio di Sanè. Ci siamo? Siamo. Crazy Runners sono qui. Ciao ragazzi, veloci! Prima va bene o non va bene? Sesto tentativo qua. È perfetto. 23, vai. Questa nuova. Grazie. Ciao. Come procede? Da impazzimento praticamente. E la Crazy Run dalla Batmobile continua, signori. Noi e i nostri 60 cavalli stiamo andando al secondo checkpoint, campo sportivo di Corvara. Francesco è totalmente morto. Il vostro secondo compito in questa Crazy Run è fungere semplicemente da tedofori. Quindi bruciate dunque questo indizio, stando ben attenti a conservare tutta la cenere derivante dalla combustione nel contenitore che avete trovato nella presente busta, in quella bustina. Consegnate quindi il contenitore contenente la cenere nella combustione ai miei collaboratori che vi attendono alla stazione di Valle per funivia del Boè. Bisogna trovare una roba chiusa che sì, prende fuoco. Ci pensi 30 minuti, raga. Funivia del Boè. Oh, per ringraziarlo, però come minimo vai dentro una rotonda e fai due tondi. Dobbiamo soltanto arrivare al checkpoint. Checkpoint, beggiare, consegnare il sacchettino. Siamo al secondo checkpoint, ragazzi. Vediamo cosa succede qui. Ho sorpassato i carabinieri. Sì. Ho imparato il ladino in 5 minuti. Bene. Ho fatto i tondi nello serrato. Abbiamo dato fuoco nella cucina a un hotel. Esatto. Di un amico, tra l'altro, che ringrazio. Grazie, Andre, se vinceremo questa Crazy Run, sarà per te. Siete a bordo della Yaris? Ah, sì. L'alettone super, è super sonico. Tutto stock. Rientra tutto nelle dimensioni dell'auto. E soprattutto sì, è omologato. Non so in quale paese, ma è omologato. Seconda tappa fatta, direi bene. La prima invece male, perché ci siamo fermati per comprare una bilancia. Eravamo in super, super ritardo. Simone Racing. Yes. Okay. 11:24. Il terzo indizio, la terza busta, ci hanno dato nella busta un link di YouTube dove c'è questo parlato con un dialetto, una roba strana. Ladino, non è una roba strana. Ladino. Un minuto e mezzo dobbiamo solo compilare. Ottichiamo la ragazza. Ogni risposta sbagliata sono 13 punti penalità più o meno. Grazie. Solo tradurre. Mi fai la traduzione? Ladino, ciao. No? Allora, scusate, sarete presenti su un video? No, io no. C'è un silenzio, se no. No, perché dice che... Dopo vinco qualcosa? Grazie, sai. Prego, grazie mille. E mentre Alan faceva i cuoricini al gentil sesso, io, Gabriele e il resto del mio staff ci dirigevamo verso il seguente checkpoint.
lasciando la Simoni Racing in leggero ritardo. Buono. Allora ragazzi, grandissimo, via, c'è, e ripartiamo, fammi rimettere il cappello. Hai visto, visto? Allora lì. Io salgo su questo, è troppo bello. Siamo qua belli pacciarotti. Sì. Mi sembra che si stanno divertendo tutti un mondo. Di brutto. Ma noi più di loro. Sì. Siamo a circa metà gara, mancano due checkpoint, adesso avete la pausa pranzo e poi vi rimangono delle prove, una prova ora molto molto interessante dopo la pausa pranzo. Prima mangiamo. Buon appetito ragazzi. Ho fatto un errore, l'ho corretto dopo. Badge e busta. Ti lascio giù, lì tu prenderai un recipiente pieno d'acqua e dovrai portarlo, scendere con la cabina via senza versarne neanche una goccia. Back in my bag and I got a bag, I do this shit for real. And we was down. Io non posso? No. Cazzo. No, tu non puoi entrare. Sale Michele, la prova consiste nel portare un piatto pieno d'acqua precedentemente pesato dallo staff della Crazy Run giù con la funivia. Se qualora il quantitativo di acqua è sottolineato fosse superiore a quello fornito, assegnerò il massimo delle penalità. L'acqua non deve cadere, il peso deve rimanere tale. Ecco quanto pesava la tua acqua. Non me l'hanno fatto leggere, no? Il tuo socio Tom se l'è bevuta e gliel'ha aiutata a Sì, lo so. La maggior parte dei partecipanti fa cadere l'acqua, era praticamente impossibile. Michele si inventa di bere l'acqua, non so neanche come ho fatto, non me lo chiedete perché lì con le telecamere non siamo saliti. Beve e si tiene tutta l'acqua in bocca per tutta la tratta della funivia. Gli altri non lo so. Non ti sento più perché sono sul passo e sto andando a fuoco. Mentre la quinta ed ultima prova del primo giorno di gara consiste nel trovare gli ingredienti per fare lo strudel. Rifugio Marmolada, qua bisogna andare a chiedere. L'uvetta, confezione chiusa. Confezione chiusa, ce n'è uno anche là. Lascia qua e vai e corri. Dov'è che apri? Trovato qualcosa? Zero cannella ovviamente. No, cannella non abbiamo. Grazie mille signore. Arrivederci. Cannella. E a noi ce l'hanno fatta col sottovuoto e penso che vada bene visto che è sigillato. Speriamo. Ragazzi, ultimo check della giornata. Vai. Dei buoni con cannella o meno? Cannella. Dai, dai, andiamo avanti. Fantastico, fantastico. Voi fate i chilometri, sì. Noi siamo matti per la fi. Hai capito? Ma quello guarda una cosa in comune. Ma senza l'officina del pilota sarebbe ancora peggio. È certo. Però cacci vostra volta siete forti. Bravi. Molto abbastanza bene, abbiamo risolto praticamente tutto. Qualche grammo di qua, qualche litro di là, però direi che forse crociamo le dita tra i primi 20 ci siamo. Dai. Giorno 1 di gara termina qui, torniamo in hotel, ci facciamo un aperitivo tutti insieme e poi andiamo a cena, ma stiamo attenti a quello che suona il DJ perché nel giorno 2 di gara dovremo ricordare le canzoni. Splendido, splendente. Splendido, splendente, questo me lo ricordo. Siamo pronti? Voglio bruciarlo il
peso esatto era 6,25 grammi. Scatola dei bucani. Ce la mettiamo tutta. Allora, adesso, come ieri, dobbiamo scendere giù a prendere la busta e da lì parte ufficialmente la cosa. Oggi siamo in due. Purtroppo Michele non ci ha potuti accompagnare anche in questa giornata e quindi sarà tutto molto più complicato, visto che lui, diciamocelo, è la mia. Però abbiamo l'asso nella manica, cioè Matteo salirà con noi. Sì, a una certa salirà Matteo. Busta, grazie. Grazie. Vai. Grazie. Crazy Run, secondo giorno. Grande Joe. McLaren Senna dietro. Oh mio Dio. Recatevi quindi presso un lago cantato da Claudio Baglioni. Una nota canzone, non prima di far tappa all'aeroporto di Fiames. Ho 9 punti di penalità per ogni canzone errata riportata nella playlist che hanno messo su Spotify. Eccoci. Ciao. 23. 23. Occhio ragazzi, sono questi blocchi. Grazie. Siamo arrivati qui. Cioè raga, non... che ve lo dica a fa, che lago è, che spettacolo. Tutta questa gente, queste macchine, è semplicemente un sogno. Siamo arrivati al lago. Ciao tesoro! Buongiorno! Dove dobbiamo dare le canzoni? Un po' questa è la situazione con tutti i team. Ce le abbiamo tutte, ce le abbiamo tutte! Dobbiamo scrivere le canzoni della serata di ieri sera. Abbiamo 8 minuti con i 5 di scarto da aggiungere, quindi cerchiamo di sbrigarci. Dai raga, una canzone, manca una! Time 55. Che spettacolo l'Italia! Che cosa vogliamo di più, ragazzi? È un paradiso! Tuffettino? Freschina l'acqua! Abbiamo messo tantissimo a farci belli! Speriamo di esserci riusciti! Ciao! Buongiorno, come stai? Molto bene! Matteo! E ora si riparte per la seconda prova, passo Giau, ma c'è una scatoletta con un timer all'interno che ogni tanto suona e dobbiamo stare attenti. La Crazy Run è sempre più bella, ogni anno più bella. Inizia adesso, abbiamo appena ritirato la seconda busta, 55 minuti di tempo, dobbiamo dirigerci verso il passo Giau e dobbiamo scrivere sul foglio gli orari della scatolozza che abbiamo messo qua, che ogni tanto questa scatolozza che ci è andato ieri suona. Il susseguirsi delle prove del secondo giorno è devastante. Comincia a sentirsi la stanchezza. No, ci complichiamo sempre di più, ora manco la terza va. E alcuni dei Crazy Runners perdono il ritmo e soprattutto accumulano tanti punti di penalità. Il bello della Crazy Run è che ti puoi pure aiutare con gli altri team. Esatto. E io sono della filosofia, dall'esperienza che ho, che conviene aiutarsi, fare gruppo. Uno se la sente come viene, poi la fortuna vorrà, farà il corso della gara. Sì, seconda tappa Crazy Run, passo Giau. C'è l'emozione della gara che ti esalta, ti fa salire l'adrenalina. Però su questi passi qui, a un certo punto, la necessità che ho sentito è stata quella di fermarsi e di dare un'occhiata al panorama. Pieno, pieno, pieno zeppo di moto, pieno zeppo di ciclisti, di automobili. Se questo posto fosse un po' meno trafficato, sarebbe il paradiso, è uno spettacolo. Abbiamo 14.30, 7.23, 21.37, 2.23, però queste sono quelle di Mike, quelle dell'Amazon sono diverse, che sono quelle che hanno messo loro. Anche qui, dov'è che stiamo andando? Sedico, Belluno. Ah, Sedico, vedi, andiamo a Sedico, Belluno, è quasi ora di pranzo, sono le 13. Come va là dietro? A piedi perfettamente. Siamo stanchi? Parecchio. Ma qua si mangia? Sì. Tutti molto accaldati. Oh, mio amico, mio ciao, amico. Ciao, ciao. Questo checkpoint è un delirio. Sì. Adesso voglio vedere come escono da qua. È un Tetris. Un Tetris di supercar, un Tetris miliardario. Ragazzi, come va? Vai alla grande. Stiamo vincendo tutto. Di più.
e non abbiamo fatto quasi tutto il contrario di quello che era giusto, forse c'è anche un premio per chi fa zero, no? Assolutamente sì. Cioè il punteggio. Siamo. Come andiamo? Abbiamo fatto un po' un casino qua, però stiamo rimediando. Ancora sono rimasto a quelli delle sveglie. Ah sì, è stata drammatica come esperienza, le sveglie che tutti abbiamo messo prontamente dentro le bruscotte. Io lasciavo dentro la macchina tutta la notte. Ragazzi, come mai così tardi? Dai, su! Perché noi ci siamo fermati al Passo Giavo a mangiare con la pizza. I fratelli sono stati doppiati per adesso. Nel quarantesime loro tipo 83-93, uno schifo. Mamma mia! Speriamo oggi, ragazzi, perché oggi è difficile. Me le vedo carichissime. Sì, ma noi non ci rilassiamo mai. Dai! C'è una chiave per aprire la cosa? 50 minuti. 50 minuti. Valdo Biadene, dobbiamo andare perché dà il nome al famoso vino Prosecco. Prosecco di oggi. Durante il percorso dobbiamo capire che cosa ci facciamo con questa chiave e come capiamo il codice alfa-romerico. Andiamo. Io ti ho dato una cosa, se mi dai un'altra. Hai già aperto la busta? Sì, ho aperto la busta per andare via e ho una chiave dentro. Sì. Però non c'è scritto di aprire la scatola, c'è scritto il codice alfa-numerico da inserire nei checkpoint. Cazzo, veramente avevi una chiave nella busta. Qui c'è la scatoletta, si vede che c'è il sigillo e la scritta non aprire. Adesso abbiamo la chiavetta che è numerata con 23, cioè la nostra scatoletta. Taglio con la... lo faccio, Erika? Apro. Con la chiave. Sì, apri. Vado, taglio con la chiave il sigillo. Fatto. Chiave inserita, girato. Ho aperto. Cosa penna, c'è? Black light. E un contenitore e un timer che è quello che ha suonato. Un contenitore? Sì, il contenitore. I contenitori cosa servono? Servono forse per dopo, c'è un'altra prova ancora. Sto cercando il numero. Prova a vedere. Eccolo, rega Z, sì, ci sono. Guarda il checkpoint. Sì. E poi lo scrivi. Ci sono le buste. Mi sento una troia, devo segnarmele tutte le buste. Ho fatto le prime due e basta. L'anno scorso le avevo segnate tutte, eravamo già molto più avanti. Gli indizi li abbiamo, il problema è che abbiamo le buste e sono di più le buste degli indizi. Okay. E le buste non le ho numerate, mannaggia la pupazza. Risolto il problema? No! Non lo risolvono, questo è tosto. Quanto vuoi? Ci stiamo provando. Risolto o no? No! Ma io non voglio i codici, voglio la mia cazzo di chiave. Sì, ma devi riuscire a aprire la cassetta perché serve la prossima prova. Vabbè. Una pigli. Perché? Che gli altri non le B. A noi non ci ha apparsa nemmeno la B. Quindi le lascio vuote. Direi di sì. Qua abbiamo perso. Abbiamo perso la gara con questo. Mai. 23. Ai, forse questo errore gli costa la gara a Simone Resi. In questa prova i Crazy Runners dovevano generare un codice formato da numeri e lettere che erano nascoste su tutti i precedenti indizi forniti dall'inizio della gara e che solo tramite la penna Blacklight avrebbero potuto vedere. Quindi era necessario conservare tutti gli indizi e ricordare anche la cronologia per completare la gara. È il bello della Crazy Run perché nel giorno 2, come succede spesso, che la classifica si ribalta completamente. Ed eccoci giunti all'ultima prova. Dobbiamo catturare una mosca viva e metterla dentro al contenitorino di plastica che abbiamo visto poco fa. Viva e metterla dentro un barattolo. Esatto. No, ennesimo checkpoint. Trovata? Viva? Vuoi vedere? Non è un'ape. Ma non è una mosca, infatti. L'avete presa? Io vendo la mosca, ragazzi, io vendo una mosca! Viva! Non aprire? Sì, si apre, si libera. Viva! Ce l'avete la mosca? Yes! Siamo andati in un allevamento di bestie. Sì, il pilota è il migliore, cavolo. È il migliore. È un grande. Grandissimo. Senti, ma sta mosca l'abbiamo trovata? Sta mosca l'abbiamo trovata subito, fortunatamente. Veramente? Dopo la partenza, sì. Ce l'ho fatta. Siamo andati bene, no? Sì, sì. E vai! Così ci finisce la Crazy Run! Un bel burnout!
esatto. Ragazzi. Quindi non possiamo interrompere questa tradizione. Tradizione, come esatto. Poteva mancare? E poi io te l'ho già detto l'anno scorso, io con te non ci vengo più. Infatti c'è Moto Gabri. Esatto. È finita la gara e quindi andiamo tutti a Conegliano per le premiazioni. Bene, dobbiamo seguire tutto il giro, dalla cortina. Davvero? Ho comprato una mini per colpa tua. Faccia buona, ieri t'ho visto su. Alla premiazione i premi più importanti sono tre: Best Crazy Car, la McLaren Senna, Crazy Team, di cui ha vinto Fede Perlam, e il vincitore della Crazy Run numero 77. Con la Simoni Racing ci siamo classificati quarti. Quell'errore è stato fatale. Comunque, quarti su 100 è un risultato di tutto rispetto. Dobbiamo raccontare, ragazzi, la Crazy Run nel modo più naturale, cioè quello che succede durante grazie, la gara. Grazie davvero, Matteo. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao. I motori ne abbiamo visti. Macchine senza senso, panorami pure. E allora, ragazzi, non vi rimane altro che iscrivervi al mio canale, mettere un like, lasciare un commento e noi ci vediamo. Ciao!